Buongiorno a tutti. Oggi sarà una diretta un po' particolare. La famiglia di Voce all'Opera oggi è abbastanza triste perché nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, ci ha lasciato quello che è stato il nostro presidente onorario, ovvero Angelo Loforese, che è stato un grandissimo tenore. Ma ancor più che un grandissimo tenore, è stata una grandissima persona. Una persona a cui io e tutta la famiglia di Voce all'Opera è molto affezionata, è molto legata. E quindi, innanzitutto, ci teniamo a stringerci attorno alla famiglia di Angelo Loforese, al figlio, alla figlia Sabina, ai nipoti. A tutti quelli che sono i familiari di Angelo e a tutti quelli che sono stati gli amici di Angelo Loforese. Angelo Loforese è stato un artista a 360 gradi. Ha iniziato la sua carriera come basso, vincendo diversi concorsi. Subito dopo poi è passato alla corda baritonale. E poi è passato alla corda tenorile, debuttando proprio a Milano nel ruolo di Manrico al Teatro Nuovo, teatro dove Voce all'Opera l'ha fatto diventare presidente onorario con una targa durante a una rappresentazione lirica. Quindi è risalito su quel palcoscenico che l'aveva visto appunto come protagonista nel ruolo di Manrico. L'emozione oggi è tanta perché non si può non parlare di quest'uomo senza che i ricordi tornino a galla e quindi speriamo di rimanere tutti lucidi nonostante la sofferenza di queste giornate, di questa giornata. Chiederò difatti anche a Vittorio di aiutarmi qualora io mi dovessi impapinare particolarmente, perché appunto il ricordo del maestro è forte. Ieri ho appreso dalla figlia Sabina che il maestro non c'era più nel tardo pomeriggio, e quindi abbiamo deciso di cambiare assolutamente i piani per la puntata di oggi, tentando di ricordare il più possibile Angelo. Nelle giornate a seguire, sulla pagina di Voce all'Opera andremo a pubblicare diversi video che si trovano su YouTube, diversi video che fanno parte dell'archivio invece di Voce all'Opera che non erano ancora mai stati pubblicati, e vedremo insomma di far sì che resti sempre vivo il ricordo di questo grandissimo artista. Un artista amato da tantissime persone. E inizieremo i vari racconti, inizieremo a presentare gli ospiti, e quindi passo subito la parola a Vittorio che ci presenta il primo ospite di oggi. Sì, buongiorno a tutti, anch'io mi unisco al cordoglio nella perdita di questo grande uomo, oltre che grande artista. È un momento più che mai doloroso e sofferente anche per noi, per la famiglia di Voce all'Opera, ma vorrei comunque chiedere ai nostri ospiti di raccontare quello che hanno imparato, quello che c'è stato di bello, perché oggi siamo tristi, ma questo grande personaggio, Angelo Loforese, ha fatto tanto per tanti giovani artisti che sono passati anche per Voce all'Opera ed è stato soprattutto un grande artista lui stesso. Quindi, in 100 anni di vita ha dato tanta gioia, tanta felicità, tante emozioni. Quindi, non vorrei oggi, passare la nostra puntata in tristezza assoluta, ma ricordando anche tutto quello che di bello c'è stato nella sua grande carriera. Il primo ospite che ci racconterà qualche cosa di come l'ha conosciuto e di anche insomma qual è stato il suo rapporto col maestro Loforese è il nostro amico Andrea Merli, critico musicale, e insomma Andrea è già stato nostro ospite nelle nostre dirette. E io direi insomma di farlo subito entrare, così possiamo salutarlo. Ciao Andrea, benvenuto, ben ritrovato. Ciao Andrea. Dunque, Ciao. ragazzi, io veramente, uno dice, ci si deve aspettare che una persona che ha compiuto da poco 10 anni ci possa lasciare, però
In effetti, oltre alle condoglianze sentitissime alla figlia Sabina, che ho avuto il piacere di conoscere, il discorso è che noi li consideriamo immortali, li abbiamo sempre presenti e non ci ne possiamo fare una ragione. Lo stesso è capitato quando è morta a 104 anni Magda Olivero. Ovviamente è un'età ragguardevole, tutti ci augureremmo di arrivare a quell'età con la serenità, con la lucidezza con cui è arrivato in questo caso Angelo, il nostro Angelo. A me piace ricordare in allegria come l'ho conosciuto fisicamente. In realtà io lo conoscevo grazie a un'incisione vetusta ormai dei fratelli Fabbri Editori, un'edizione dei Pagliacci che credo di aver consigliato tra l'altro a Gian Maria Liverta, però non avevo avuto la possibilità di sentirlo in teatro. E un giorno nel mio studio, qui a Milano, in via Stradivari, si appoggiava in quel periodo l'otorinolaringoiatra Nico Paolillo e riceveva ovviamente diversi cantanti, lui in una stanza e io ovviamente nella stanza dove operavo i miei pazienti, diciamo con patologie odontoiatriche. Un giorno sento una voce squillante, una voce giovanile che infilza dei do uno dietro l'altro e ovviamente incuriosito esco in corridoio. Voi potete immaginare quale sia stata la mia sorpresa quando si apre la porta dello studio dove stava appunto visitando il dottor Paolillo e vedo uscire questo signore che per quanto avesse un aspetto giovanile era chiaramente una persona anziana, aveva già 90 anni. E per cui io non lo conoscevo e Nico ridendo mi disse, ti ha stupito, eh? Pensavi di sentire un tenore trentenne e invece ti presento il maestro Loforese. Mi ricordo che ci siamo fatti anche delle foto rigorosamente in camice, col mio camice da dentista, e devo dire che poi ho avuto anche la fortuna di frequentarlo non solo nello studio, ma in una serata bellissima che ricordo con grande affetto e gioia, proprio al Teatro Rosetum, e grazie a Gian Maria Liverta e a tutto il suo staff, che mi chiese di presentare una serata in cui si eseguì una sorta di selezione dell'Elisir d'amore, scusatemi, del Trovatore, adesso vado in palla io, del Trovatore, in cui, se non ricordo male, cantavano anche Andrea Mastroni e la nostra bravissima Isotton, il soprano Chiara Isotton. E naturalmente il clou della serata, alla presenza peraltro di colleghi, tra cui mi piace citare Nicola Martinucci, c'era Giorgio Lorni, il nostro lanciò questa pira con dei do squillanti, timbrati e tenuti con baldanza e naturalmente ci mandò tutti alle stelle e non potemmo che festeggiarlo con un enorme e caloroso e sentito applauso. Scusate, io la voce mi si arrocchisce un po' anche per l'emozione, ma devo dire che è una grande gioia poter partecipare a questa commemorazione e io di Angelo Loforese avrò sempre un ricordo piacevole, come una persona anche furbetta, perché lui, le ragazze, anche le mie assistenti, le guardava sempre con occhio vispo e questo denota anche il fatto che pur essendo un signore, diciamo, âgé, aveva sempre un ottimo gusto. Soprattutto riguardo il sesso femminile, e quindi questo tocco femminile direi che mi serve a concludere un ricordo che sarà sempre di gioia e di affetto nei confronti del nostro caro Angelo. Adesso sei lassù in buona compagnia, ma noi qua giù ti avremo sempre nel cuore. Ragazzi, vi ringrazio per questa occasione. Grazie, grazie Grazie Andrea. a te Andrea, grazie, grazie mille per questo tuo contributo. E adesso andiamo avanti con gli altri. Tra l'altro hai ricordato delle cose bellissime di Angelo e io volevo approfondire, visto che il prossimo ospite che sta per entrare, appunto Chiara Isotton, che tu hai citato, proprio come nacque questa idea. Noi avevamo Angelo faceva parte già delle nostre audizioni, era presidente della giuria. Tutti gli anni ha partecipato sempre fino a 2 anni fa, quindi fino veramente a 97 anni, 99 anni, 98 anni, insomma, ha sempre preso parte alle nostre audizioni. Quell'anno, che eravamo ancora Voce all'Opera,
produceva ancora l'ispettore Rosetum, ci fu una concomitanza di eventi per cui un altro teatro vicino fece Traviata e fece Traviata nelle stesse giornate in cui era in calendario Trovatore. Allora decidemmo di spostare questa produzione che poi facemmo più avanti, mi sembra a maggio. E io chiesi al maestro Loforese, visto che già aveva partecipato anche a tutte le presentazioni, cioè ancora va in queste ore sta andando tantissimo online alla sua di quella pira che fece alla prima inaugurazione del Rosetum, c'era presente Barbara Frittoli, insomma c'erano varie personalità, e lui ci cantò Il Trovatore. Anche lì bisogna, per far capire la grandezza di quest'uomo, per far capire quando un artista è veramente un grande, bisogna raccontare i piccoli. Se voi andate a vedere questa di quella pira, che non è quella dello spettacolo che poi fece con Chiara Isotton, di cui parleremo fra poco, lui salì sul palco e la prima cosa che fece è andare dal maestro accompagnatore, che era Giorgio Martano in quell'occasione, quindi un ragazzino, un ragazzo, Giorgio Martano aveva 23-24 anni, e andò subito da lui a stringere la mano, a presentarsi e a dire buongiorno maestro. Angelo Loforese, 92 anni, andò da un ragazzino, un ottimo pianista, ma comunque un ragazzino, a presentarsi e dire buongiorno maestro, grazie maestro. Ecco, questo è un gran artista. Questa è l'umiltà di una persona che è arrivata ad un'età per cui tutti, indubbiamente da quel che ha fatto, dovrebbero portargli rispetto. Lui si prostra agli altri chiedendo buongiorno maestro, come va? Mi accompagna, grazie. Questo dovrebbe fare scuola a molti artisti che quando salgono su un palcoscenico, magari in audizione, non hanno mai provato con un pianista, fanno segno così al pianista come per dire vai, prendi i miei tempi. Ecco, qua vediamo l'umiltà di uno che ha lavorato con i grandi, Trovatore l'ha cantato diretto da Karajan, che si accinge al maestro che lo accompagna, lo ringrazia, lo saluta, gli stringe la mano e iniziano l'esecuzione. Questa determina la grandezza di una persona, l'umiltà. Va bene, Andrea, grazie mille per il tuo intervento. Ciao Andrea, Noi grazie ti del tuo contributo. salutiamo e diamo spazio a, quindi ti chiediamo di lasciare la diretta, se ci puoi continuare a seguire ovviamente in diretta e lasciare spazio al prossimo ospite, vero Vittorio? Sì, il prossimo ospite l'abbiamo già nominata, è il soprano Chiara Isotton, Chiara di Belluno, si diploma in canto al Conservatorio di Venezia e debutta proprio nel 2013 vincendo il concorso di Spoleto e l'Accademia del Teatro alla Scala. Però contemporaneamente a queste illustri premiazioni, Chiara vinse anche il concorso di Voce all'Opera, vincendo il ruolo di Leonora, che appunto però non andò in scena perché contemporaneamente alla messa in scena dello spettacolo di Trovatore lei aveva già altri impegni con l'Accademia, però fece in tempo a debuttarlo in forma di concerto di fianco al maestro Loforese quando appunto organizzammo quella serata del 16 marzo 2013 nella quale oltre a eseguire il Trovatore festeggiavamo anche il compleanno del maestro Loforese. Ciao Chiara, ben trovata. Ciao Chiara. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Intanto vi ringrazio per questo splendido Grazie, grazie per essere qua con noi. incontro. Grazie a voi Grazie. veramente perché è un'occasione proprio splendida nella tristezza, voglio dire, del momento per ricordare, penso, uno dei più grandi tenori della storia. E io, come vabbè, è già stato introdotto da voi, da Andrea, eccetera, veramente mi ritengo non privilegiata, ma di più. Ad aver calcato anche solo per un concerto appunto il palcoscenico insieme al maestro Loforese. E dentro di me pensavo proprio anche in questi giorni e soprattutto appunto anche ieri dopo aver ricevuto questa triste notizia, ho detto ma il maestro Loforese mi ha portato fortuna perché effettivamente dopo aver cantato con lui insomma ci sono stati gli impegni e le occasioni che ha citato adesso Vittorio. Di quella sera veramente ho un ricordo meraviglioso, ma già a partire dalle prove perché ovviamente io un po', come dire, anche inesperta, stavo muovendo i miei primi passi, ecco,
In questo mondo il maestro Lofrese lo conoscevo soltanto dalle incisioni, soltanto ovviamente di fama. E ero anche un po', adesso no, non mi vergogno a dirlo, ma anche un po' prevenuta perché dicevo sì, ormai è così anziano, ma chissà, ma vabbè. E invece io sono rimasta sconvolta, ma veramente da sentire con che squillo, con che voce così giovane lui ancora riuscisse appunto a comunicarci la sua arte. Ma come diceva Gian Maria, la cosa più importante era anche l'aspetto umano, perché sempre in quella sera lì, in occasione appunto durante l'assestamento, durante le prove, lui venne a salutare tutti e ebbe una parola comunque veramente buona e di incoraggiamento per noi, comunque anche per me, ecco, giovane debuttante che cantavo per le prime volte anche quel ruolo, ecco, insomma. E devo dire che in quell'occasione veramente il maestro diede proprio prova della sua bontà, che secondo me si rifletteva nel suo canto, perché effettivamente io sono sempre più convinta che veramente da come uno canta si capisce anche com'è la persona. E lui veramente trasmetteva una bontà d'animo, ma soprattutto un amore infinito per l'arte, per la musica, che deve essere d'esempio per tutti noi. Noi ci lamentiamo continuamente, troviamo sempre problemi in tutto e ci sono sempre qualcosa che non va. E invece veramente bisogna imparare da figure come quella del maestro Lofrese, che neanche l'età ferma la musica, neanche l'età ferma l'amore per l'arte. E lui questo ce l'ha proprio dimostrato, ce l'ha dimostrato veramente fino all'ultimo. E quindi per me è un grandissimo esempio, come credo che lo sia per tutti, ecco, insomma, perché veramente ci ha dato e continuerà a darci, perché oggi è un giorno triste e lo piangiamo. Però io sono sicurissima che continuerà a emozionarci. Continuerà a darci veramente tantissimo e per questo veramente io credo che il sentimento che ci deve accomunare in questo momento è quello della gratitudine totale, totale. Perché proprio io ho avuto, purtroppo l'ho conosciuto solo in quell'occasione lì, però, e anche nell'occasione del concerto precedente, però veramente lo porterò sempre nel mio cuore come un'esperienza veramente preziosa, assolutamente. Grazie, grazie, grazie mille Chiara. Fra l'altro tengo Grazie a mille. precisare che durante questo trovatore che facemmo, questa selezione, che ricordo che la signora Oliviero fece Adriana la soglia di 90 e Lofrese in cui aveva 93, quindi 3 in più, aveva un unico problema che lo tormentava in quel periodo, che era il reflusso gastrico. E quindi diceva, reflusso, che è una cosa che per chi è cantante è all'ordine del giorno, e diceva, mi si forma questo catarrino per cui non riesco bene a cantare. C'è questo catarrino dannato e dico, ma maestro, ha 93 anni, non si preoccupi. Cioè, voglio... E lui in quell'occasione innanzitutto chiese se era possibile alzare la pira di mezzo tono perché gli veniva più comodo fare mezzo tono sopra anziché mezzo tono sotto, proprio per questo catarrino che gli toccava le corde. E in più io l'avevo preparato in camerino, insomma, i camerini del Rosetum sono dei camerini paragonabili a uno spogliatoio di una palestra, insomma, che possa accogliere un così grande artista. E quindi là nel camerino avevo preparato del tè caldo, della frutta, insomma, tutto quello che potevamo fare per lui. E lui mi ricordo che mi disse: sì, grazie, io non voglio stare qua. Sta cantando quella ragazza che è così brava e la voglio andare ad ascoltare. E quella ragazza così brava eri tu. E quindi il maestro prese una sedia in quinta ad ascoltare tutti i tuoi interventi. Quindi questo a dimostrare anche la grandezza, l'umiltà, nonostante ti avesse già sentito nel concerto prima, nelle prove al pomeriggio. E vabbè, e poi diciamo anche un'altra cosa, giusto per sorridere, per non essere solo tristi in questa giornata, ma per ricordarlo come si deve, a lui piaceva tantissimo mangiare. Quindi per lui la cosa più importante, tutte le volte che facevamo i concorsi, le audizioni, sì, vengo a cantare così almeno poi dopo andiamo a fare una bella cena tutti insieme. Per lui era una cosa da cui non si poteva rinunciare. E mangiava, e come se mangiava, c'era il caffè, il contorno, il dolce, la mazza caffè. E insomma, era un grande. Grazie mille, Chiara, per il tuo contributo.
grazie, ti chiediamo di Ciao Chiara, continuare pure a grazie. seguirla diretta, ma su un'altra piattaforma, in maniera che possiamo dare spazio agli altri ospiti, perché non ospitarne più di 5. Grazie ancora, Chiara. Grazie, grazie mille. Andiamo a presentare anche l'altro ospite, Vittorio. Sì, allora, come abbiamo ricordato adesso nell'episodio del concerto di Chiara, al maestro piaceva ascoltare i giovani e sicuramente gran parte della sua vita, dopo la carriera sul palcoscenico, è stata dedicata all'insegnamento. Tante sono le voci che si sono formate con lui. Una di queste vinse proprio in quel 2013 il ruolo di Violetta nella Traviata che noi portammo in scena al Rosetum. Invito il soprano giapponese Akiko Sawayama, che è stata un'allieva del maestro Lo Forese e che appunto debuttò con noi al Rosetum. E ciao Akiko, bentrovata. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Antico. Allora, sono tristissima, ho pianto tantissimo come un fiume. Mi ha chiamato Savina, appunto, la figlia del maestro Lo Forese, ma ora sono abbastanza serena perché so che lui se n'è andato serenamente accanto ai suoi figli. I suoi figli sono riusciti ad entrare nella camera pochi minuti prima della sua scomparsa. E ora solo auguro per lui che farà un buon viaggio e si incontrerà la sua moglie amatissima, che era scomparsa molti anni fa. Dunque, io ho conosciuto il maestro Lo Forese mentre cercavo di lanciare la mia carriera, insomma, in Europa. Ho cominciato a fare la lezione con lui e man mano che siamo diventati cari amici e anche con tutta la sua famiglia, Sabina, Elio, Chiara e nipoti, le nostre cene a casa sua o al suo ristorante preferito erano ormai diventate un'affettuosa abitudine. Grazie a lui ho anche conosciuto mio marito, che anche lui era un allievo di Maestro Lo Forese. E alla fine ho avuto anche mia figlia. Insomma, il mio maestro Lo Forese è punto di riferimento importantissimo della mia vita. Ovviamente lui è stato conosciutissimo come un grande cantante mondiale, ma per me, prima di tutto, come voi raccontate, è stata una carissima, carissima persona, gentile, umile, saggia, pura, ma anche era molto spiritoso e simpatico. Gli piaceva stare con le persone e raccontare gli aneddoti della sua carriera riguardanti nomi come Di Stefano, Del Monaco, Corelli, Siepi, Gavazzeni, Karajan, Simionato, Oliviero, tanti altri. Per esempio, ci sono tanti episodi che non possiamo raccontare tutto in questo breve tempo. Allora, io vi racconterò solo un breve episodio simbolico del suo carattere, diciamo. Abbiamo viaggiato insieme in aereo per 12 ore. 12 ore è molto lungo, ma lui era tranquillo, tutto tranquillo, sempre era sereno, no? Ho consigliato di stare però seduto al corridoio, un posto più ampio, così poteva allungare le gambe, sarebbe stato più comodo sicuramente. Invece lui ha voluto sedersi proprio in centro, in mezzo alle persone, poi con la sua solita tranquillità ha iniziato a chiacchierare e scherzare con i passeggeri. Per coincidenza sull'aereo c'erano anche gli orchestrali della Scala, che andavano in Giappone per fare un tournée con il direttore Riccardo Muti, maestro Muti, come noi. Allora, io sono il nipote di Gavazzeni, comincia a dire un signore. Allora lui risponde: ah, ho lavorato tantissimo con un direttore Gavazzeni. Comincia a raccontare ognuno gli episodi. È così che questo aereo, a un certo punto, si è trasformato in una specie di un salone,
poi lui è diventato un centro dell'attenzione. Sopra la mia testa i mille brindisi che facevano di qua e di là, poi alla fine i hostess gli hanno offerto una grappa speciale, i dolci speciali, i caffè speciali, i pasti speciali, che non avevo mai visto. E questo è un episodio simbolico della sua simpatia. E questo volevo assolutamente raccontare. Dal punto di vista del suo insegnamento del canto, posso raccontare ancora un pochino, un minuto? Certo, sì, okay. certo. Antico, certo. Allora, sì, tecnica, non c'è bisogno che io racconto della sua tecnica, ormai tutti conoscono che lui aveva una tecnica italiana meravigliosa, perfetta, ma non soltanto la tecnica. Lui spesso mi diceva una parola: recitare cantando. Recitare cantando, mi raccomando, recitare. Significa che se non c'è l'anima nel canto non si dice niente. E poi diceva, canto, io cantavo e canto a Dio tramite il pubblico. Queste parole che mi diceva spesso mi rimangono e mi rimaneranno per sempre. Mi rimarranno per sempre tutti i suoi insegnamenti, sia punto di vista artistica sia umana, sono molto serviti e rimarrà per sempre nella mia vita. Grazie Akiko, grazie perché hai ricordato, oltre all'aspetto artistico, quello umano, la grandezza con la quale lui sapeva raccontare le cose. Ed era assolutamente spontaneo, estremamente riservato, antidivo, era una persona pacifica, solare, che trasmetteva grande sicurezza e grande tranquillità, e nonostante appunto fosse il grande artista che era, quindi avrebbe potuto tranquillamente prendersi la libertà di essere un po' più sopra le parti, invece lui rimaneva sempre la persona umile, con quel suo modo di parlare, era sempre, se vuole. Io mi ricordo quando andai da lui per chiedere appunto di prendere parte a questo trovatore, lui mi trattò come, suppongo, si trattavano gli impresari all'epoca in cui lui cantava, quindi era lui che mi chiedeva, mi dica lei, dandomi del lei, tra l'altro, mi dica lei cosa devo cantare. Ma maestro, ha 93 anni, canti, lei deve cantare solo quello che si sente, quello che la farà sentire a suo agio. Ma no, è lei che organizza il concerto, quindi lei mi deve dire cosa vuole che io canti. Quindi la grandezza di quest'uomo anche davanti a questo. Ascolta, Akiko, ti salutiamo perché abbiamo un graditissimo ospite da far entrare. Quindi rimani con noi in linea e grazie mille per tutto. Un grande abbraccio. Grazie mille a voi, tutti a voi. Grazie. Bene, purtroppo avevamo fra noi Armando Ariostini, che avrebbe voluto dare un contributo, ma per qualche problema tecnico non riusciamo a farlo entrare. Però abbiamo la grandissima fortuna, il grandissimo privilegio di avere con noi la figlia di Angelo Loforese, Savina Loforese, che è una persona fantastica, tanto quanto il padre. Savina non ha bisogno di presentazioni, insomma. Direi di farla entrare fra noi e dare a lei lo spazio, e l'accogliamo ovviamente con un grandissimo abbraccio. Ciao Savina. Ciao Savina. Anna Maria, grazie di questa possibilità. Delle parole che mi hanno detto tutti, veramente, me l'hanno detto veramente tutti, che tutto quello che avete detto è vero, cioè l'avete proprio descritto nel modo in cui lui era e nel modo migliore possibile. In effetti era un uomo molto semplice, molto umile, con un grande senso dell'umorismo, come avete ricordato. Non mancava mai di raccontare qualche barzelletta, un uomo di buona forchetta, come avete detto, gli piaceva mangiare.
E devo dire che come adesso io naturalmente ve lo racconto come papà, perché ovviamente come artista l'avete visto, l'avete conosciuto. Io spero che l'emozione non mi prenda, perché sarà un po' difficile, però ci provo. Ecco, devo dire che per me è stato un papà sempre molto presente nonostante tutti i suoi viaggi che ha fatto, perché comunque noi lo seguivamo da ragazzini, mio fratello, dove come seguivamo da lontano naturalmente, poi quando siamo diventati un po' più grandicelli siamo riusciti a seguirlo anche da vicino e ad avere delle grandi vivere delle grandi emozioni con lui, insomma. E poi naturalmente i suoi ricordi di viaggio, i suoi ricordi di avventure, di aneddoti, e poi non da ultimo la cosa che da ragazzino mi piaceva tanto era quando a casa venivano i suoi colleghi, no, a fare le prove e vedevo queste donne bellissime, profumate, truccate, ingioiellate, che avevano questa postura veramente regale, no? E per me che ero una ragazzina era tutto un sogno. E per non parlare poi di quando stavamo tra le quinte, nei camerini, a vedere le ballerine, i costumi, i trucchi, gli altri, insomma, ospiti, attori, cantanti, quello che erano. Veramente era un'emozione forte, sembrava di stare in una favola. Per me la vita con mio padre è stata una vita dentro una favola, tutto sommato. E adesso che l'ho seguito invece in questi ultimi anni, l'ho seguito in un modo diverso, naturalmente, quasi un po' più come compagna, tutto sommato. Sono stati degli anni meravigliosi, di un tempo di qualità superiore, insomma, sicuramente. E poi con questo stupore che lui aveva di essere così conosciuto, no? Non so, anche quando è entrato in Casa Verdi, per dire, stavamo aspettando di entrare, di poterci far conoscere. Sono arrivate due ragazze, l'hanno visto, sono andati dal portinaio, insomma dal custode, hanno detto: ma scusi, ma quello lì è lo forese? E questi hanno detto: sì, sono venuti da lui, l'hanno salutato. E allora lui, quando capitavano queste cose, no, perché poi quando siamo andati in Giappone, l'ho raggiunto anch'io, quando allievi cinesi, io lo invitavo ad andare perché in Cina è molto conosciuto, molto famoso, mi diceva: ah, tu guarda che divento vecchio, divento famoso, tutto un tratto divento famoso. E era sempre stupito di questa cosa, noi più di lui, perché per noi era papà, insomma, era papà da seguire nella sua attività. E, ecco, devo dire che anche a Casa Verdi, quando è entrato, la direttrice mi ha detto: signora, guardi, adesso che suo papà è qua, io inviterò moltissimi giornalisti perché lui è importante per questo mondo. E in effetti ci sono state situazioni di interventi importanti, di giornali importanti americani, tedeschi, inglesi, francesi, eccetera. Poi appunto hanno scritto un libro, questa biografia. C'è un altro signore francese che sta scrivendo un'antologia e mi ha chiesto cose di lui. E francamente noi eravamo un po' anche impreparati davanti a questa cosa, perché non avevamo grandi strumenti per lui, insomma. E appunto anche questi ultimi anni sono stati meravigliosi, perché c'è stato il concorso intitolato alla sua voce, a lui, poi tutti questi allievi, tipo Akiko, veramente Akiko è un'amica, una sorella, una persona favolosa. Con suo marito Andrea abbiamo passato veramente tante tante serate insieme. E poi ci sono anche altre persone, tipo Akemi, sempre in Giappone, Mai, che sono state sempre molto affettuose. E queste ragazze bellissime, fra l'altro, lo chiamano il dottore della mia voce, il medico della mia voce, perché con lui hanno imparato a cantare, hanno imparato a non a far fatica, hanno imparato ad avere anche successo, perché insomma hanno imparato anche questo un po' da papà, ecco. Non so, io
Questa è stata una cosa che non mi aspettavo, questo affetto che vedo adesso su Facebook, che vedo le telefonate che mi fanno, chi mi scrive da chissà dove, veramente hanno parole veramente che neanche io saprei dire di mio padre, insomma, se non che lo amo tantissimo, insomma. Guarda, è la cosa che ci lega tutti, ovviamente noi le abbiamo voluto un bene immenso e ti posso dire che ieri sera anch'io stesso ho ricevuto con un po' di emozione, lo dico, parecchi messaggi di cordoglio, come se fossi anch'io veramente parte della famiglia. Proprio perché chiunque sia venuto a conoscenza con il maestro. Non poteva che non trasmettere la gioia, l'energia che aveva quest'uomo. E quindi in qualche modo si diventava quasi imparentati con lui perché si parlava talmente bene di Angelo Loforese come se fosse il nonno, il papà, come se fosse veramente un membro della famiglia. E quindi in parecchi colleghi ieri si sono sentiti di mandare le condoglianze a me, che non ho ovviamente un legame di sangue, quindi le rimando automaticamente a te, Sabina, e a tutta la famiglia. Grazie, grazie Però mille a tutti. questo è veramente un rapporto di vicinanza, perché lui dava tanto, e anche quando magari aveva nelle audizioni, dove lui era presidente nelle nostre audizioni, è sempre stato presidente, perché era Angelo Loforese, quindi era giusto che fosse così. Quando magari c'era qualche suo allievo, qualche sua allieva, ovviamente non, io per regolamento non faccio dire se qualcuno è allievo di qualcuno, perché poi il voto viene in qualche modo falsato. E lui, quando magari cantava qualche suo allievo e qualcuno in commissione chiedeva: scusi, lei con chi studia? E magari dicevano: studio da un po' con Angelo Loforese. E lui diceva: ma forse l'ho vista una o due volte, proprio come direbbe un bambino, no? Ed era molto bella questa cosa. E lui non puntava mai, anzi, devo dire che forse lui era quello che dava il voto più basso ai suoi allievi, era quello più severo. Quindi non ha mai Assolutamente. favorito nessuno, non ha mai, era veramente un uomo d'altri tempi in tutti i modi, con una grazia, con un'eleganza. Quando raccontava le barzellette, quando raccontava, guarda, c'è un aneddoto che voglio, se mi permetti, raccontare, che è un aneddoto intimo, che riguarda il tuo papà e la tua mamma. Ed è una cosa che mi ha raccontato con una dolcezza, quando ancora abitava nella Sempre a sua casa, Londra. che mi ricordo Sì. quel Cuore Gioia, Sì, e sì. mi disse che quando lui tornò a casa un giorno e la mamma era incinta ed era incinta di te, e mi disse che gli disse di essere in dolce attesa, in un modo, con una dolcezza, in cui disse proprio: sai, oggi sono andata in giro tutto il giorno con dentro un po' di te. Ah, E sì. lì appunto Angelo scoprì che diventava papà. E Sì, anche sì. questo aneddoto raccontato con una dolcezza, con una genuinità che fa proprio capire la grandezza di quest'uomo. Era Sì, no, veramente. di E anche grande. un uomo, fra l'altro, a livello musicale con un orecchio assoluto. Io mi ricordo che lo incontrai la prima volta 15 anni fa a Valbrona, in un concerto organizzato da Gaini, dove io ancora cantavo, e andai in questa chiesa e c'era fuori dalla chiesa questo signore anziano, perché comunque 15 anni fa voleva dire che avevo 85 anni. E vedemmo questo signore che, mentre il trasportatore portava il pianoforte in chiesa, lui toccava un tasto e diceva: è calante di un quarto di tono. Noi ci guardammo e diciamo: ma chi è questo signore che pensa di sapere, così toccando un tasto, un pianoforte che cammina, che è calante? Beh, oh, andammo in chiesa, l'accordatore si mise, arrivò da noi l'accordatore e ci disse: oh, ma sapete che è calante di un quarto di tono? Noi diciamo: ma quest'uomo chi è? E anche perché lui, appunto, lui lo ricordava spesso, che la sua fama arrivò in tarda, arrivò proprio dopo gli 80 anni, perché da giovane era un po' stata oscurata dai grandi del Monaco, dai grandi mediatici, perché diciamo che Angelo Loforese non aveva nulla da invidiare
agli altri della sua generazione. Non aveva assolutamente nulla da invidiare un Del Monaco, un Corelli, a un Di Stefano. Nulla, nulla. Però gli altri avevano avuto la fortuna di essere mediaticamente più. Sì, Beh, sì. sì, E lui certo. in quell'occasione cantò in Nessun Dorma in tono. E io dissi: ma questo uomo è un fenomeno. E da lì conobbi il maestro e poi appunto gli chiesi spesso una mano e lui accettò sempre con grande generosità. Non ha mai voluto nessun tipo di risarcimento, neanche per. Mi ricordo che dovevo insistere per pagargli io il taxi quando non potevamo andare io e Vittorio a prenderlo di persona. Lui diceva: ma no, dico no, no, maestro, già viene gratuitamente. Mi sembra stupido che debba anche spendere per cantare. Dico no, questo no. Ed era una persona straordinaria. Certo, Posso dire una cosa a proposito di quel concerto devi. di cui tu parlavi di a Vallbrona? E volevo collegarmi a quello che ha detto Chiara prima, che tutto sommato ha visto questo vecchietto e sembrava strano che potesse cantare. In quell'occasione, una signora, dopo che lui ha cantato e che si sono alzati tutti in piedi ad applaudirlo, è andata lì una signora e gli ha detto, dice, sa, mi deve scusare perché io quando l'ho vista entrare, che hanno detto... Canta il signor Loforese, l'ho visto entrare col bastone, ho detto, oh signor, canta la Bagina. La Bagina a Milano è il Pio Albergo Trivulzio, dove stanno i vecchi. Sappiamo bene. Esatto. E quindi, cioè per dire che capisco che visto così poteva sembrare uno scricciolo, e invece poi tirava fuori questa voce potentissima. E a proposito invece dell'orecchio assoluto che tu mi dicevi, mi è venuta in mente una cosa, l'hanno... Questa prima, dunque, quando è stato? Adesso siamo l'anno scorso ad agosto-settembre, l'ha contattato un ragazzo che doveva fare il secondo nei masnadieri lì alla Scala e aveva bisogno di mettere un po' a posto la voce. Per cui si è presentato da papà chiedendo se poteva dargli un paio di consigli con una pianista. Io ho assistito alle prime lezioni. Allora, la signora era al pianoforte e lui faceva i vocalizzi. Papà gli diceva avanti, indietro, sai come dice con la voce, di non calare, di stare avanti, stare indietro. Quando ben finiva tutto il suo vocalizzo mi diceva, sul fa sei calato, sul sol sei andato indietro. Io lo guardavo stupita e la stessa pianista si girava, lo guardava e diceva, eh sì, sul fa, sul sol, ha proprio calato, è proprio andato indietro. Cioè, e poi si arrabbiava, perché pestava i piedi, quando non faceva la cosa giusta, pestava il piede e diceva, no, devi andare. Per cui, insomma... L'orecchio ce l'aveva ancora l'anno scorso, qualche mese fa, che aveva 99 anni compiuti da un pezzo, insomma. Quindi sì, è vero, aveva un orecchio assoluto, insomma, sì. Bravissimo. Guarda, era veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto appunto l'umanità che trasmetteva, la tranquillità che trasmetteva era unica. E questa io l'ho ritrovata solo nei grandi. Io ho ritrovato un atteggiamento del genere in Chung, in tutte le persone che sono veramente dei grandi, che hanno scritto la storia, hanno questa tranquillità. E lui era questo. Savina, noi Spettacolo. ti ringraziamo tantissimo, Niente, grazie a voi, davvero grazie tanto, tanto, tanto a voi. ti stringiamo ancora forte Grazie. e Ce l'ho non so se fatta, avevi altro da aggiungere funzionava o se ci vogliamo salutare qua. troppo. Grazie mille. Troppo. Va bene, Ce grazie a l'hai tutti. fatta, ce l'hai fatta, ce Ciao. l'hai fatta, ma hai emozionato tantissimo noi. Grazie Va bene. ancora. Ciao, Grazie grazie a Savino, tutti, un a abbraccio. Silvio e a Grazie. tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ecco, ci spiace solo non aver potuto ospitare Armando Ariossini, ma sicuramente faremo nei prossimi giorni. Sì. Armando, non sappiamo cosa è successo e purtroppo essendo sia io che Vittorio impegnati nella diretta non possiamo dare un supporto tecnico. Noi ringraziamo ancora tutti, ci rivedremo lunedì, da domani inizieremo giornalmente a pubblicare dei ricordi di Angelo Loforese sulla nostra pagina Facebook di Voce all'Opera. Chiunque avesse qualcosa da aggiungere, qualcosa da portare in ricordo al maestro Loforese lo può fare. Noi abbiamo perso il nostro presidente onorario, ma penso che Angelo rimarrà. È entrato a far parte dei grandi immortali, di tutti quelli che la storia annovererà fra i grandi, perché la sua voce non si spegne certo. Oggi, anzi, si unisce ai grandi, a Pavarotti, a Di Stefano, a tutti i grandi della storia.
Grazie Vittorio, non so se volevi aggiungere ancora anche tu qualcosa. Grazie, volevo ringraziare gli ospiti che hanno partecipato oggi, salutare tutti e insomma anch'io mi unisco al cordoglio e ripeto, siamo stati fortunati nel conoscere di persona una persona così grande, nel sentirlo cantare, nell'aver apprezzato tutto quello che lui ci ha dato, anche se l'abbiamo conosciuto in tarda età, forse sono stati anche gli anni più generosi in cui ha dimostrato il suo lato più tenero. Insomma, questa è il bel sorriso che ci portiamo nel cuore, del nostro maestro Alforese. Grazie mille Vittorio, grazie a tutti e buon fine settimana. Grazie ancora, un abbraccio a tutti i parenti di Angelo Forese, un bacio grande a Savina. Grazie. Grazie a tutti.